Lavoro senza frontiere, forum distrettuale del Rotary Club di Atessa Media Val di Sangro presso l'Auditorium Italia di Atessa. Gian Nicola Marcolongo, il presidente della sezione atessana del Rotary, ci spiega come mai avete deciso, insieme alla vostra associazione, di organizzare questo interessante convegno. Abbiamo deciso di organizzare questo convegno perché noi vogliamo parlare ai giovani, vogliamo parlare alle nuove generazioni e al lavoro che sta cambiando, alle nuove opportunità che si creano in questi nuovi scenari così della quarta rivoluzione industriale. Quindi il tema si chiama il convegno oggi che svolgeremo è il tema Industria 4.0, le nuove generazioni verso questo nuovo modo di intendere così il lavoro. Noi ci troviamo nella Val di Sangro, la zona della nostra regione che dà il maggior PIL in percentuale della nostra regione, ma anche qui si avverte la crisi da alcuni anni. E proprio per questo noi vogliamo presagire nuovi scenari, vogliamo capire qual è la direzione, ecco, di questo lavoro. Oggi sarà presente qui in sala anche rappresentanti delle grandi industrie in Val di Sangro, ecco, parliamo di Sevel, parliamo di Iteco, parliamo di LGA, anche piccole realtà, però vogliamo capire qual è la direzione giusta, ecco. Il dottor Paolo Raschiatore, il governatore del distretto 2090 del Rotary, che racchiude, come ben sappiamo, quattro regioni del centro Italia, un convegno che calza a pennello in questo momento di congiuntura economica abbastanza negativa. C'è anche bisogno di preparazione da parte dei nuovi lavoratori per affrontare queste nuove avventure. Sì, difatti il mondo del lavoro diventerà sempre più competitivo, bisogna avere nuove competenze per poter affrontare nel modo migliore il mondo reale, perché il problema fondamentale è trovare il modo di formarsi in modo tale da poter rispondere alle sfide che sono sempre nuove, sempre diverse e in questo mondo del lavoro sempre più flessibile. E quali sono invece le sfide del Rotary negli anni 2000? Anche per il Rotary è un problema di flessibilità, proprio perché il Rotary è un'associazione che ormai conta 111 anni e per restare al passo con i tempi deve comunque fare della flessibilità e del cambiamento le sue parole d'ordine. Infine, cosa chiederete agli imprenditori che saranno presenti oggi, per esempio il numero uno di Sevel, qui al convegno? Chiederemo innanzitutto informazioni giuste per poter orientare nel modo migliore i nostri giovani per far sì che facciano delle scelte che poi li possano avvicinare nel modo migliore al mondo del lavoro. E poi ovviamente un impegno sociale che comunque ci deve essere da parte del mondo del lavoro per poter restare nelle nostre aree, continuare ad investire in queste zone e poter trarre anche sia le aziende che il territorio i frutti di questa evoluzione. Per chiudere, infine, qual è il ruolo del governatore? Come si svolge la sua attività all'interno del Rotary? Il governatore è un coordinatore delle attività di tutti i club del distretto, sono 67 club in queste quattro regioni, quindi noi praticamente facciamo in modo che i presidenti abbiano gli strumenti informativi, formativi e di lavoro per poter svolgere le attività come queste di oggi un po' in tutti questi territori. Dottor Angelo Coppola, direttore dello stabilimento Sevel di Atessa, uno degli invitati più illustri di questo convegno organizzato dal Rotary, perché se si parla di lavoro in Val di Sangro, come non far intervenire lo stabilimento più importante del centro-sud come la Sevel? Com'è lo stato di salute dello stabilimento in questo momento? Veniamo da 2 anni di crescita. Lo scorso anno abbiamo realizzato più di 290.000 veicoli in crescita del 12% rispetto all'anno precedente, e questo dal punto di vista occupazionale ha significato ulteriori assunzioni. Proprio in questi giorni stiamo selezionando 130 nuovi giovani che ci prepareranno a quella che sarà anche l'Industria 4.0, che è il tema centrale di questa giornata rotariana qui ad Atessa. Noi presenteremo un programma che evidenzierà come stiamo riattualizzando i processi produttivi, come stiamo formando le nuove persone, perché vorremmo dare continuità sempre più produttiva a questo sito che, ricordo, in 35 anni ha
ha sempre costituito, diciamo, la realtà più importante dell'Abruzzo e certamente una delle realtà più importanti dell'intera nostra Italia. La politica parla sempre di infrastrutture, di fibra, ricordiamo l'intervento, anche se vogliamo un po' pesante, del dottor Marchionne, che invitò la politica, insomma, a sistemare un po' le infrastrutture della Val di Sangro. Da allora, secondo lei, una sua percezione, è cambiato qualcosa o siamo sempre al punto di partenza? Alcune infrastrutture sono state manutenute in maniera discreta, certamente noi abbiamo bisogno di una viabilità migliore. Recentemente il ministro Delrio è stato insieme al presidente della regione in Sevel e ha promesso quindi il completamento di infrastrutture che saranno fondamentali soprattutto per lo sviluppo futuro della Sevel. Teniamo conto che noi l'87% del nostro prodotto lo esportiamo in Europa e quindi le infrastrutture sono fondamentali. E per chiudere l'argomento scuola, secondo lei la scuola forma adeguatamente coloro che poi devono essere immessi nel mondo dell'industria? C'è molto da fare in questo settore, come evidenzierò anche, diciamo, nel mio intervento. Occorrerebbe un programma del XXI secolo che vede seduti allo stesso tavolo le istituzioni, le università, proprio le scuole e certamente le aziende più importanti. Se non facciamo questo perderemo una grossa opportunità. Io sono confidente che questi stimoli stanno arrivando un po' da tutte le parti. Siamo un po' indietro rispetto alla Germania, alla Francia, all'Inghilterra, però siamo ancora in corsa per prendere tutto quello che sono le opportunità che ci sta offrendo la cosiddetta era digitale.